Diventa esperta nella ricostruzione delle unghie. Prenota il tuo corso in un solo weekend a Pinerolo. Per informazioni 0121 30 36 20. I posti sono limitati. Oggi, dopo 22 udienze, il processo dell'asilo nel Paese delle Meraviglie. Questa mattina, poco dopo le 10.30, è stata letta la sentenza a carico delle tre maestre. Il giudice Luca Del Colle ha condannato per maltrattamenti a 10 mesi Elisa Griotti e Stefania Di Maria, a 12 mesi Francesca Panfili. Assolte invece per il reato di abbandono di minori. La vicenda risale al novembre del 2010, quando l'asilo venne sequestrato in seguito alla decisione del pubblico ministero Ciro Santoriello. Le insegnanti si sono sempre dichiarate estranee alle accuse. Oggi finalmente è stata fatta un po' di chiarezza, finalmente è caduta l'accusa di abbandono e siamo sicure che in appello cadrà anche quella di maltrattamento, perché noi non abbiamo mai maltrattato nessun bambino e perché il Tribunale del Riesame 2 anni fa ci ha restituito l'asilo. Volevo ringraziare i genitori dei nostri bambini che ci hanno sostenuto per 2 anni e che ancora oggi ci sostengono e che sono venuti in tribunale a darci manforte. Rimaniamo un attimo allibite per l'accusa di maltrattamenti, che purtroppo non è caduta, come invece è caduta con formula piena il capo di imputazione per abbandono di minore. Confidiamo comunque nella giustizia e nel Tribunale di Torino, dove avremo sicuramente la vittoria in pugno. Volevo inoltre ringraziare il nostro pool difensivo, perché da 2 anni ci ha supportato in una maniera eccelsa fino a portarci a questo risultato, che per noi è una gran vittoria. Volevo ringraziare inoltre le nostre famiglie, mariti e specialmente i figli, che ci sono stati vicino molto in questi 2 anni. Fermi nella loro posizione anche gli avvocati della difesa. Il video portato da Lemonelli non vale nulla, perché è un video girato in assenza delle titolari, quindi potrebbe averlo fatto chiunque in qualunque momento e la ricostruzione dei fatti comunque non risulta attendibile. Questo è quanto ha detto la sentenza di questa mattina. La sentenza di oggi è sicuramente una sentenza importante, anche se ancora non ci soddisfa pieno. Non ci soddisfa pieno perché è vero che con questa sentenza è crollato il fondamento dell'accusa, di questo castello accusatorio messo in piedi dalle 5 accusatrici. Oggi sono crollate le fondamenta, siamo certe che in appello, dove sicuramente adiremo, crollerà anche l'ultimo baluardo di queste accuse assolutamente infondate. Lo testimonia già la soluzione di oggi, con la formula più ampia che possa esservi, appunto perché il fatto non sussiste e non sussiste sono neppure gli altri. Questa è una sentenza che smentisce il punto centrale dell'accusa, cioè che i bambini fossero senza sorveglianza. Questo è stato accertato che non sussiste. Rimangono in piedi per ora, fino all'appello, mi sento di dire, le questioni che possono dirsi che stanno attorno, cioè le ingiurie che sarebbero state pronunciate dalle maestre nei confronti dei bambini. Anche questa accusa sono certo che cadrà in appello. Il pubblico ministero Ciro Santoriello aveva chiesto per le tre maestre 18 mesi. Cioè, il dispositivo è conforme alle nostre richieste, c'è stata una soluzione per un caso di imputazione, diciamo quello forse meno rilevante, però insomma i maltrattamenti risultano confermati con pene che per certi aspetti sono anche significative.